veramente dove le statistiche contano per una volta, nel senso che abbiamo vinto la valutazione per 75-59, ne ha fatto noi la partita, abbiamo avuto molto di più. Nei primi tre quarti abbiamo preso 13, 11, 12 tiri, quindi abbiamo avuto diciamo 12 più possessi più dei tiri liberi, e nell'ultimo quarto abbiamo avuto 18 invece, quindi di più di quelli che abbiamo avuto in tutti i tre quarti, però abbiamo fatto solo 7 punti. Non sono arrabbiato con la squadra perché credo che abbia dato tantissimo di tutto quello che poteva dare, però sono abbastanza così irritato, che è diverso da arrabbiato, sono un po' dispiaciuto perché per 30 minuti abbiamo cercato di muovere la palla, di mettere la palla dentro, di cercare la miglior soluzione, di giocare insieme, di trovare con i nostri limiti che abbiamo una scelta corretta andando sul lato debole, mettendo la palla dentro la Chindele, giocando pick and roll, usando bene le sponde. Poi l'ultimo quarto ci è venuto invece, probabilmente la mancanza di ossigeno in testa ci ha portato a fare un passaggio, un tiro, a fare un cost to cost con dei tiri obiettivamente con pochissimo senso. Questa è la cosa di cui mi dispiace in maniera assoluta, perché siamo una squadra abbastanza brava nel seguire le linee tecniche, il piano partita, nel giocare insieme. Invece probabilmente più andava avanti il tempo, più la stanchezza ci ha fatto perdere quella lucidità che ci manteneva a giocare insieme, a giocare con qualità. Questa è la cosa che non riesco a digerire in nessun modo, perché prima sentivo Lollo che parlava della grande difesa che è migliorata di Roma in ultimo quarto. Sì, migliorata, però ho preso anche 18 tiri, ne abbiamo presi 3 aperti, abbiamo sbagliato 2 sottomani da soli. Abbiamo fatto un passaggio, un tiro, e sull'ultima azione probabilmente Stima da 3 era totalmente libero, poteva prendere e tirare senza metterla in terra. Non reggiamo 40 minuti, questo mi sembra abbastanza evidente, però la squadra deve capire, la prima cosa che ho detto quando sono andato in spogliatoio, anche se dopo la gara solitamente non parlo mai, ma oggi ho fatto un'eccezione, proprio quando giunge la stanchezza, quando giunge le più difficoltà, che bisogna fare un passaggio in più e mettere più attenzione nella qualità. E noi abbiamo fatto il contrario, cioè ci siamo fatti prendere dalla foga di voler chiudere in casa di prepotenza questa partita con un tiro a 3 punti corto, un sottomano sbagliato, un contropiede dove bisognava gestire la palla 24 e tenere Roma in difesa a lavorare. Invece abbiamo fatto il contrario del piano partita che avevamo fatto perfettamente per 30 minuti. Questo è il primo punto. Il secondo, le partite sono fatte anche di episodi. Noi adesso ultimamente sono 2 o 3 partite che gli episodi non ci vanno tanto bene. Abbiamo sbagliato quest'ultimo tiro, abbiamo sbagliato l'ultimo tiro con Biella. Però ancor più che l'episodio finale mi viene in mente episodi che più mi lasciano così, che sono gli ultimi 15 secondi del primo quarto e gli ultimi 15 secondi del secondo quarto. Lui aveva regalato 4 punti in 15 secondi con una rimessa dal fondo dato in mano a loro, un canestro banale e un tiro da 3 punti perché siamo scordati, loro hanno fatto attraversamento con Derko andando in angolo e noi abbiamo lasciato lì pensando che non ricevesse. Questa è Abbiamo costruito con grande dedizione, con grande fatica, con grande volontà, con grande atteggiamento. E che perdere così fa male, dispiace molto. E questo ho detto chiaramente tutto il negativo.